da Lombardia 1. Buonasera da Gianmarco Cervi. La prima gara della fine della sesta giornata della del campionato 2016-2017. Uccidiamo le Woodchucks a contendersi tre punti. Già in campo gli ordini del direttore Anastasi, il direttore di gara. E formazioni, uccidiamoli con Corato in porta, new entry, poi Ligozzi, Di Cristo, Morello, Scebba, la sala di Manfrini, Cela e Rossi. Risponde Vucciacs, portiere nuovo anche per loro, Girometta, poi Saliba, altra new entry, Torelli, Affaticati, Dossena, Colonnelli, Trione, Torre e Lepre. Squadre stanno terminando gli ultimi convonevoli. Vucciacs in una situazione di classifica abbastanza tragica. Oramai si punta soltanto a evitare il play-out, che però sembra una realtà ineluttabile. Dall'altra parte uccidiamoli alla rincorsa di un posto per il trofeo degli Atenei. Vediamo, speriamo che sia una bella partita. Tutto è pronto, siamo pronti anche noi. Il lancio di Rossi per Scebba, che controlla benissimo. Scebba col pallonetto, pallone alto, gran controllo. Pallone per Torre, che prova a calciare, ma viene rimpallato. Quindi Dossena, fortunato sul rimbalzo contro Scebba. Poi Dossena va via, viene falciato da due. Calcio di punizione. Bevi l'acqua, tocca per Trione, che va in porta. Calcia fuori sul primo palo. Di Cristo, il controllo con il petto, Di Cristo, pensa a Morello, lo serve adesso, Morello, buono, l'appoggio per la conclusione, tentata da Ligozzi, però anche Remeli, ancora Ligozzi sul fondo, grande occasione, si è sentito subito Morello davanti, perfetto l'appoggio per Scebba, non per Ligozzi, scusate. Morello si libera benissimo, Morello tutto solo, Morello trattenuto, resiste alla carica e mette dentro il gol del vantaggio, altrimenti ci sarebbe stato calcio di rigore ed espulsione. Ma Morello lì è incontrollabile, vantaggio, uccidiamoli. Al primo pallone davvero buono, Morello ha colpito, 1-0. A lui. Trione, gran palla dentro per Dossena per l'1-1, ma Dossena spara alto, incredibile. Tutto solo Dossena. Cristo, Di Cristo, prova ad andare via. Falciato anche Di Cristo, altro calcio di punizione, ma arriva il duplice fischio del signor Anastasi, che manda le squadre a riposarsi per qualche minuto. In un clima di tensione, molto arrabbiato Trione che si allontana. 1-0, uccidiamo il super spot. Accelera Dossena, 3 contro 2, pallone per Bevilacqua, dall'altra parte c'è Saliba, tutto solo Saliba! Arriva Rossi con un'altra diagonale provvidenziale. Rossi si è visto molto poco in fase di impostazione, ma benissimo quando deve andare a interdire e a salvare i suoi in più di una situazione. Morello, c'è fallo su Morello da parte di Torelli, calcio di punizione. Morello sul pallone, calcia Morello, ancora Morello due volte, risponde alla grande Gerometta sulla doppia conclusione di Morello. Morello controlla, una gran palla, Morello! Ma che giocatore è! Direttamente sul rinvio di Corato, controllo preciso e perfetto, resiste a una carica, tiene a bada l'avversario con il fisico, poi diagonale destro imprendibile questa volta per Gerometta, raddoppio, uccidiamoli, nel segno di Morello, il migliore dei suoi per distacco, giocatore pazzesco Morello quando si accende e quando è in giornata. Trione, c'è fallo di Rossi, non è d'accordo il direttore di gara. Rossi subito per Morello, con il tacco Morello, una palla geniale per Rossi per chiuderla. Ma cosa ha fatto Morello? Morello fantastico. E poi rissa tra Manfrini e Trione. Ma Morello ha fatto una cosa meravigliosa, da lustrarsi gli occhi, un pallone per Rossi sul quale c'era scritto soltanto buttami dentro. Che giocata di Morello, mamma mia, fantastico. 3-0. Espulso Manfrini, io non ho capito cosa è successo, perché in realtà sembrava Manfrini essere attaccato da Trione. Però gli uccidiamoli finiscono in 6 come al solito. Altro rosso per Manfrini che si allontana mestamente dal campo. Dossena, Torre, Dossena, parte Dossena, dove essere saltati. Dossena non salta al terzo, alla fine calcia Torre! E il pallone dentro, gol, non è riuscito a tenerlo. Dicono sulla linea quelli degli uccidiamoli. Dicono sulla linea, ma ormai l'arbitro ha deciso, è gol di Torre. Forse Corato all'ultimo era riuscito a tenerlo, purtroppo, ripeto, la Goal Line Technology non ce l'abbiamo ancora. La moviola è solo per la fase finale. La moviola è solo per la fase finale e non si può utilizzare. E poi il triplice fischio di Anastasi che pone fine all'ostilità, è proprio il caso di dirlo, l'ostilità, visto che è stato un lamento unico. 3-1 per gli uccidiamoli che trovano i tre punti, super spot.